Ieri oltre 400 quadri comunisti provenienti da tutta Italia si sono ritrovati a Roma su invito dell'Associazione per la ricostruzione del Partito Comunista, avendo come obiettivo chiaro quello di lanciare la Costituente Comunista in Italia. Noi siamo convinti che è giunto il momento, che i tempi siano maturi per cui i comunisti possano riunirsi e rigenerarsi in un unico Partito Comunista. Sono maturi i tempi storici ed è matura anche, come dire, la coscienza e la volontà dei compagni. Il fatto che così tanti compagni e compagne da tutta Italia si siano trovati a Roma è anche il segno della maturità di questa esigenza e di questa necessità della ricostruzione del partito. E quindi è stata una grande, come dire, una grande scossa, un grande momento di partecipazione. L'obiettivo è riunificare i comunisti, rigenerarli nel pensiero, nelle forme organizzate, mettere insieme i comunisti che hanno una visione affine sul mondo, sull'Italia, e contribuire anche con questo all'unità della sinistra. Ricordiamo appunto una iniziativa molto partecipata, sorprendentemente partecipata, e non solo da organizzazioni strutturate ma anche da compagni comuni che hanno ritenuto giusto venire. Ecco, appunto, come PCD voi che risultato ne traete, se siete soddisfatti, insomma, quali prospettive? Guarda, noi siamo assolutamente contentissimi del risultato di ieri. Non solo c'erano tante compagne e tanti compagni del PCD presenti, ma tutti questi compagni si sono trovati assieme, fianco a fianco, con compagni di Rifondazione o addirittura con tanti compagni che in questi anni avevano abbandonato le tessere, avevano abbandonato la militanza, ma che si sono ritrovati ieri. È un segnale di controtendenza assolutamente importante che non può essere sottovalutato. Possiamo solo aggiungere che la spinta che è venuta ieri è quella di fare presto, cioè di non lasciar cadere questa assemblea ma di ritrovarsi subito. Infatti l'idea è quella di ritrovarsi subito a settembre e di avviare da settembre un percorso che in tutti i territori riporti di nuovo i compagni a discutere regione per regione, territorio per territorio, per avviare questo processo costituente. Come dice lo slogan dell'appello che ci ha chiamato ieri a Roma, il momento è ora.